L'enogastronomia è un mondo in continua evoluzione, per questo alcuni luoghi comuni, come quello che prevede il pesce sempre abbinato al vino bianco, vengono superati. Eccone la dimostrazione. Prepariamo la nostra bavetta ai ricci di mare. Gli ingredienti sono bavetta, aglio, peperoncino, olio extravergine di oliva, i ricci di mare precedentemente puliti e spolpati e del prezzemolo tritato. Procediamo con soffriggere dell'aglio, peperoncino, cuoceremo la bavetta in acqua bollente salata, salteremo nella preparazione di prima e mantecheremo con il nostro riccio di mare a fine cottura. Con le bavette e i ricci di mare abbiniamo un Languedoc Chardonnay. È un vino con un colore giallo paglierino carico con dei riflessi verdognoli. Al profumo ricorda molto i fiori e la frutta pasta bianca e in bocca si presenta fresco, sapido, ideale per un abbinamento con un piatto di pesce. Ma con le bavette e i ricci di mare possiamo anche abbinare un Nebbiolo d'Alba DOC 2021. È un vino con un colore rosso granata, è un sentore tipico della frutta rossa matura e al palato si presenta molto equilibrato e con una complessa trama tannica. Prepariamo la nostra scottata di tonno e un tortino di patate gratinato. Gli ingredienti sono tonno, pomodorino dry, pan grattato, dell'insalata misticanza. Per il tortino di patate sono patate, del parmigiano, della panna, del sale, del pepe, dell'olio extravergine e dell'aceto balsamico. Procediamo con tagliare le patate a mandolina. Andremo a montarle in un coppettino rotondo, condiremo con panna condita, gratineremo con parmigiano in forno. Scotteremo il nostro tonno in olio extravergine, impanato precedentemente nel pane e andremo a condire con un'insalata misticanza e il pomodoro dry. Con il tonno scottato accompagnato dal tortino di patate gratinato abbiniamo un Barbera d'Alba Superiore 2020, la Caterina. Questo è un Barbera che fa 24 mesi di affinamento in tonneau. È un Barbera che si presenta con un bel rosso rubino intenso, profumi di frutta matura e in bocca una sensazione vellutata. Con il tonno scottato accompagnato dal tortino di patate gratinate possiamo anche abbinare un altro Barbera d'Alba Superiore, sempre un 2020, però questo Barbera è un Barbera dedicato agli amici. L'origine di provenienza delle uve è differente e, a differenza dell'altro, ha delle note boisé molto più accentuate, visto che fa un affinamento di 24 mesi in barrique. E questo gli permette di abbinarsi molto bene a piatti complessi come il tonno. Prepariamo il nostro cremoso al cioccolato e caramello salato. Gli ingredienti sono panna fresca, cioccolato al caramello salato, del crumble, dei dischetti di cioccolato fondente temperato, delle uova fresche, della pasta frolla, della colla di pesce e del sorbetto al frutto della passione. Andremo a portare a 85 gradi la panna, il cioccolato al caramello salato, scioglieremo della colla di pesce in acqua fredda, li uniremo e li andremo a fare riposare in frigorifero per 6 ore. Stenderemo la nostra pasta frolla, creeremo dei dischetti, li cuoceremo, adageremo sopra il nostro cremoso fatto riposare precedentemente e andremo a guarnire con del sorbetto al frutto della passione. Con il cremoso di cioccolato e caramello salato abbiniamo il Barolo Riserva 2016. È un vino che presenta un colore rosso granata con dei riflessi aranciati. Al profumo ricorda molto le note speziate di tabacco e liquirizia. E in bocca risulta avvolgente e con una complessa trama tannica. Con il nostro dolce possiamo anche abbinare un Bracchetto. Il Bracchetto è un vino rosso, aromatico, dolce, con dei sentori che ricordano la rosa, il lampone e la fragola. In bocca risulta proprio piacevolmente dolce, morbido, che si abbina perfettamente con ogni tipo di dolce.